Dennis, sono io, apri la porta! Che cazzo ci fai tu qua? Dov'è mia sorella? È uscita. Preparo la colazione. Ti va un uovo? Se mi va un uovo... Mettete i pantaloni quando parli con me. Prendiamoci un caffè, dai. Allora, Ricci, il materasso del dormitorio aveva troppi bozzi? Siamo adulti, Tony. E abbiamo una storia comune. Sì, come la Palestina e Israele. La gente cambia, sono stato via tanto tempo. Ho pensato molto a lei. 10 anni hai pensato a Janice. Ci sono uomini più sexy di lei in galera. Ognuno ha i suoi gusti, Tony. Ognuno ha i suoi gusti. Non penserai mica di venire a vivere qui? Era tardi. Ho dormito qui e me la prendo comodo, ok? Abbiamo ripreso un discorso interrotto. Sì, al liceo. Te lo menava sul divano a fiore di mia madre. Già una volta ti sei allargato con me, Andrew, e io non ho parlato. Forse per tua sorella. Ma ora levati dalle palle. Ci vuole un po' più di rispetto. Rispetto? Senti chi cazzo parla di rispetto. T'ho messo subito nel giro, figlio di puttana. Sei andato da Pinci? Da quel povero paraplegico? Perché non gliele fai a lui le uova? Ehi là! Ciao! Allora, con che faccia hai usato la casa per avere un prestito? Cosa? Mi hai sentito? Cos'è? Una sua idea geniale? Dove li prendi i soldi per pagarlo? Sono perfettamente in grado di trovarmi un lavoro. Con la sindrome del tunnel carpale, come lo tieni, il piattino dell'elemosina? Non l'ho mai chiesta in vita mia. Ah, sicuro? Fingere l'invalidità non conta. Ho deciso di chiedere un prestito, semplicemente perché vorrei rendere questo posto comodo per mamma. Oh. Ci penso io al prestito, tranquilla. Te li do io i soldi. Grazie, Richard. Ma guardatevi. Che coppietta da San Valentino. Che bello. Resta pure qui, Ricci. Lei adesso ha un problema tuo.